Benvenuti, benvenuti a un nuovo appuntamento con il Bianco e lo Rosso TV Sport, la settimana che ci porterà alla sfida di Pasquetta a Bolzano contro il Südtirol. In studio con me per tastare il polso alla tifoseria biancorossa Jessica Ramos. Ciao Jessica, benvenuta. Ciao, ciao a tutti, vi ricordo appunto di iscrivervi sotto le nostre dirette, vi leggo. In collegamento Skype con noi invece il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Antonello Raimondo. Ciao Antonello, benvenuto, buon pomeriggio. Hola a todos. Hola, hola. Si quieres hablamos un poquito de español. ¿Qué pasa, Cristian? Come va, Cristian? Ti ha chiesto. Bene, bene, bene. A te. In ogni caso, ti sentiamo e ti vediamo. Quindi, finalmente. Quindi dai, va benissimo, possiamo dire. Questo pomeriggio va... E già questa è una conquista. Va benissimo, va benissimo. Allora, Antonio, dobbiamo parlare di tanti temi. Intanto ti chiedo anche di proiettarci subito su questa sfida contro il Südtirol. Che passaggio è per il campionato del Bari? Terza contro quarta, 7 giornate dalla conclusione del campionato. Ma è giusto quando gli allenatori, i calciatori dicono che tutte le partite sono uguali perché mettono in palio gli stessi punti. Però è evidente come quando ci siano questi scontri diretti un po' la curiosità cresca da parte degli addetti ai lavori, dei tifosi, no? Perché il Bari va ad affrontare forse una squadra che è stata più sorpresa addirittura del Bari, una squadra tosta, una squadra compatta che regala poco allo spettacolo ma tanta concretezza. Il Bari è stato maestro in questa cultura dell'equilibrio, quindi io l'attendo con discreta fiducia. È chiaro che è una partita che non sarà decisiva, andare a vincerla però vorrebbe dire dare un bel colpo al campionato, almeno in chiave ipoteca terzo posto, che non mi sembra un dettaglio, anzi. Antonello, chiaramente ci porteremo il dilemma che ci siamo portati anche prima della gara d'andata al San Nicola. Masiello sì, Masiello no. Venerdì parlerà in conferenza stampa l'allenatore del Südtirol Bisoli. Al momento non filtrano notizie, ma da quanto abbiamo appreso la sensazione è che la presenza di Masiello sia ancora in forte dubbio, soprattutto per una questione di opportunità ma anche di ordine pubblico. Il Druso può ospitare circa 5.000 tifosi, 600 giungeranno da Bari. Chiaramente anche questo diventa un tema di discussione. Sì, diciamo che sulle ragioni di opportunità sarei d'accordo, anche se secondo me non c'è da perdere molto tempo a parlare di questi argomenti che francamente non mi appassiona. Masiello appartiene secondo me a un passato, certo doloroso, ma appartiene comunque a un passato ormai lontano. Il Bari in questo momento ha altri argomenti di cui occuparsi, argomenti credo molto più gustosi, come quello appunto di cercare fino in fondo di coronare il grande obiettivo di questa stagione. Il Südtirol spiegò che fu anche un accordo preso al momento della firma comunque con l'ex difensore biancorosso, quindi staremo a vedere. In ogni caso potremmo saperne di più soprattutto nella giornata di venerdì con le parole di Bisoli. Che Bari però hai visto anche nel ritorno in campo dopo la sosta al San Nicola contro il Benevento? Devo dire, io sono uno a cui, come penso a tutti, piace il bel calcio, però ho imparato a capire che non c'è un solo modo per giocare. Certe volte ci sono squadre che hanno certe caratteristiche che quindi non hanno le qualità per fare un certo tipo di gioco, e quindi va apprezzato anche chi come Mignani riesce a tirare fuori il massimo da una rosa che è buona ma che non è eccezionale. Quindi io credo che il Bari vada comunque apprezzato. Ciò non mi impedisce di dire che anche contro il Benevento ho visto un primo tempo, diciamo, sul piano del ritmo sottotono, una squadra che ancora non è brillante, ma ho fiducia che nelle ultime giornate, complice il ritorno di Fornaruccio, la squadra possa ritrovare un pizzico di brillantezza in più. Ci tengo a dire, parlando di questo argomento, se ne parlava anche nei giorni scorsi da voi, insomma, dei mugugni, sembra quasi che sia... Antonello, ti stoppo un attimo perché vorrei riascoltare con te proprio un passaggio delle parole del direttore sportivo Ciro Polito, così le commentiamo anche insieme. Allora, prima vado un attimo da Jessica, poi sì, posso pubblicitare, poi Polito. Sì, di Fornaruccio, appunto, Fornaruccio brillante, tanto è brillante che comunque la Lega B l'ho inserito nella top 11, era da parecchio che non compariva nessuno dei nostri nella top 11. Eccolo qui. Tra l'altro lui si sta allenando davvero tantissimo, è molto impegnato, nel senso
ci vuole tanto allenare, tanto è che le ha tolto il pallone qui ai ragazzi a modo di scherzo. Oh, smettetela di giocare, dai, andiamo ad allenarci. Se l'hai portato il pallone, beh, giustamente. Se l'ha portato via. Abbiamo visto, no, Antonello, in campo la voglia poi di incidere subito di Folorunscio, che ha trovato il gol su punizione, il suo settimo in campionato, però calciatore per caratteristiche unico in questa rosa. Sì, è entrato anche Mignani, lo ha sottolineato, sai, gli occhi della Tigre, si vede che è un giocatore che ha sofferto tanto a stare fuori, che è tornato con questa voglia matta, si è subito vista, poi sai, un giocatore come lui ha un fisico pazzesco, nonostante l'inattività è stato capace subito di incidere al di là del gol, quindi sicuramente Folorunscio ha le caratteristiche per trascinare un po' il Bari, che deve cercare di tornare quello di inizio stagione. E allora facciamo così, andiamo in pausa pubblicitaria, il rientro, torniamo, Antonello, con te anche su quelle che sono state le parole post partita del direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, e qualche mugugno di troppo al San Nicola, tra poco. Andiamo allo stadio. X-Ray Ultrasound Studio Radiologico, accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Eseguiamo esami di radiologia, ecografia, senologia, risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla. Siamo a Palo del Colle, in corso Vittorio Emanuele, numero 142. X-Ray Ultrasound, il tuo centro radiologico di eccellenza. www.xrayultrasound.it. Does it want to be like children? I really is it to recognize? They simply want to stay forever connected. They simply want to stay forever connected. Dalla tradizione artigiana pugliese alle nostre tavole, i Buongustai salumi di qualità. L'eccellenza del crudo guascone, stagionatura 18 mesi, capocollo riserva, stagionatura 5 mesi, salsicce come una volta. I Buongustai salumi, cercali nei migliori supermercati e salumerie, anche su Facebook e Instagram. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto, in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva, trasporti e logistica in mani sicure. Goditi al massimo i tuoi spazi. Per porte scorrevoli o filo muro, scegli Ermetica. Ermeticaporte.it. Farmacia Cavallo, vasta scelta di prodotti dermocosmetici dei più importanti brand come Filorga, Miamo, Caudalie Avène, Relasil, Somatoline Cosmetic, Galderma, Lierac, Roger Gallet, integratori alimentari per ogni esigenza, Named, Foodspring, Enerzona, Enervit, Gymline, in Viale Papa Pio XII, 48 barra via Bari, Farmacia Cavallo è dotata di attrezzature di ultima generazione per tampone rapido, ECG, holter cardiaco e pressorio, profilo lipidico. Farmacia Cavallo, al servizio del cittadino. Farmaciacavallobari.it. Abbiamo progettato un SUV di livello superiore. Suzuki S-Cross Hybrid. Next Level SUV. Suzuki. Solo da Car Service Bari. Viale Iatigia 243 Bari. Suzuki. Car Service Bari. Nel cuore di Bari. È arrivata la Spring Back a City Moda. Fino al 1° maggio fai shopping in store, accumuli punti e ricevi fino al 20% in gift card sulla collezione primavera-estate 2023 uomo, donna e bambino. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Acmei è tecnologia da vivere ogni giorno. Partner ideale di impiantisti, imprese edili e studi di progettazione. Scegli Acmei per ricevere consulenza tecnica su prodotti elettrici e idrotermici.
Acmei, soluzioni integrate per i tuoi impianti. Secondo spazio del Bianco e l'Oro su TV Sport con Jessica Ramos in studio, in collegamento Skype il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno Antonello Raimondo. E allora subito un passaggio di quelle che sono state al termine del match con il Benevento, le parole del direttore sportivo Ciro Polito. Che questa squadra sta cercando di far sognare una città intera. E diciamo la riconoscenza che ha avuto la curva, che vi vogliamo così, ragazzi, non può che caricarle a mille. Però poi vi posso dire anche che quella piccola parte che mormora sempre ad ogni passaggio indietro, ad ogni magari pensa che alla prima occasione le Bari deve fare gol, una minima che magari proviene sempre dalla tribuna, i ragazzi comunque ne risentono. Questo è il messaggio, deve essere un unico corpo fino all'ultimo giorno che noi abbiamo possibilità. Ci sarà da provare direttamente, ci proveremo. Attraverso i playoff ci proveremo. Quello che avremo e quello che faremo è quello che ci siamo meritati. I miracoli li fa il Signore, noi più di questo non possiamo fare. Questo è il messaggio forte, quella curva che ha cantato e ha lodato i ragazzi, vi vogliamo così, è il segnale più bello che i ragazzi hanno potuto ascoltare oggi. Questo Ciro Polito. Antonello, a te una riflessione sulle parole del nostro direttore sportivo. Premessa, lo comprendo, questi interventi sono abbastanza frequenti nel mondo del calcio, li fanno i dirigenti, li fanno i presidenti, però devo dire, quindi io l'avrei fatto lo stesso, forse anche peggio come Toni, però li trovo fondamentalmente inutili, nel senso che chi è con te, cioè la stragrande maggioranza dei tifosi, come lui ha detto, rimarrà con te. Quei pochi che mugugnano, magari sentendo queste parole, si potrà acuire quel senso, diciamo, di contrapposizione che poi esiste anche tra quelli che mugugnano e quelli che no. Però detto ciò, ho capito benissimo il senso dell'intervento di Polito, dico solo che questi interventi ci stanno, ma secondo me non sortiscono effetti. Però torno a dire, ci sta, quindi ha fatto benissimo il nostro direttore sportivo a farlo, sentiva di farlo, ha detto cose molto condivisibili. Diceva il nostro prof Antonucci, poi alla fine chi non gradisce può anche restare a casa, anche se parliamo davvero, Antonello, di una minoranza, perché poi come abbiamo sentito dalla curva, comunque l'atteggiamento della squadra è stato in ogni caso apprezzato, sì. Forse proprio tu hai chiesto a Polito se in questi certi casi è giusto ignorare, no? Se è una minoranza la ignoriamo. Io delle volte mi meraviglio che ci si meravigli, perché Polito ha usato l'espressione riconoscenza. Ti posso fare un esempio recente: a Milano, dopo uno scudetto clamoroso e sorprendente del Milan, c'è gente che scriveva Pioli out. E quindi di che parliamo? Quindi ci meravigliamo del nulla. Il calcio è questo. Torno a dire, prima vi stavo dicendo che ho sentito dire a qualcuno da voi che i mugugni ci sono nella gestione De Laurentiis per colpa della multiproprietà, per discorsi preconcetti. I mugugni ci sono sempre. Vorrei ricordare anche un'altra stagione clamorosa, quella con Davide Nicola in panchina, in cui non c'erano mugugni ma veri e propri attacchi violenti all'allenatore, alla squadra, in un anno in cui secondo me si poteva andare in Serie A. Questo per dire cosa? Che i mugugni esistono da quando esiste il calcio, non ci inventiamo favole, certo. Perché non sono così nuove, ma non accadono solo a Bari, fanno parte purtroppo dell'isterismo del mondo del calcio, isterismo che abbiamo avuto modo di guardare ieri sera in diretta in quello squallido spettacolo a cui hanno dato vita sia i giocatori della Juventus che quelli dell'Inter. Sicuramente, davvero un brutto spettacolo. Hai citato la famiglia De Laurentiis, pochi minuti fa è arrivata un'ansa, Jessica, proprio in merito a delle parole del proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sulla questione societaria durante, sì, dichiarazioni rilasciate durante un evento, non so quale, però a te la parola. Sì, sì, ti leggo un po', qua ci è arrivata la notizia che De Laurentiis ha detto: non vedo motivo per cedere il Napoli, offerti 2,5 miliardi ma non lo vendo finché non ci stancheremo. Poi però parla anche del Bari. Il Bari invece va venduto fin quando non cambiano la legge, se la cambiassero come in Europa mi piacerebbe tenerlo, da uomo del sud. Queste sono state le parole di Aurelio De Laurentiis. Antonello. Vedi, questo è un po' il limite della multiproprietà. Io ora vesto i panni del giornalista, io non posso, tifoso del Bari, sentire
parlare del Bari, diciamo, in maniera così occasionale in altri eventi dal presidente. Non ti piace, della... sì. Ecco, no, ma non è ripeto, io ho sempre detto, non è colpa loro la multiproprietà, loro l'hanno trovata, anzi sono venuti a Bari per cercare di tirarci fuori dai guai, quindi non è colpa loro. Detto ciò, questa è una di quelle cose che secondo me al tifoso del Bari non piacciono, cioè io voglio sentire il mio presidente che parla, che è solo mio, perché il calcio è anche un fatto di romanticismo, di amore, e che non deve capitare che parli mentre è all'università per fare un convegno o qualcos'altro e così en passant butta lì due frasi sul Bari. Questo secondo me non è una cosa che un tifoso può mai accettare, però siamo in questa condizione, speriamo che presto il Bari possa tornare in Serie A, in modo che i De Laurentiis o rimarranno perché cambierà la legge oppure lo venderanno, anche se poi io vorrei capire che cosa vuol dire venderlo a persone brave. Questo è un altro concetto che non riesco a capire dai tempi della famiglia Matarrese. Staremo a vedere. Jessica, abbiamo qualche messaggio. Sì, per esempio riguardo Moracchioli. Molti tifosi leggono appunto che ci sono stati tanti elogi riguardo questo calciatore, sì. Anche perché comunque quando è entrato ha svoltato anche la partita, è uno dei pochi che riesce anche a saltare il uomo, tra l'altro come dicevi tu in trasmissione a Letizia, lo ha fatto impazzire, cioè, diciamo. vero, assolutamente sì. Beh, è diventato una sorta, no, Antonello, di spacca partite Gregore Moracchioli. Beh, nel calcio si parla spesso di schemi, di sistemi di gioco, di mentalità, però poi c'è un concetto molto basico, che è quello che al calcio si gioca meglio se c'è chi salta l'uomo, perché chi salta l'uomo apre il campo, apre gli spazi, libera se stesso e i compagni. Quindi da questo punto di vista avere i giocatori che si esaltano l'uno contro uno è un bel vantaggio che Vignani ha tutte le intenzioni di sfruttare, e devo dire che Moracchioli è un ragazzo che bisogna andarci piano a definirlo. Il calcio si fa in fretta e a bocciare e a far diventare fenomeni, però sicuramente è un ragazzo che ha dato segnali importanti. A tutti i tifosi credo che piacciano quel tipo di esterni, perché ti accendono la fantasia. Quindi complimenti a lui, speriamo che sappia magari fare ancora meglio, perché sono convinto che Vignani lo chiamerà ancora in causa. Torniamo alla sfida contro il Sudtirol. Vorrei sentire, Antonello Conte, un passaggio anche della conferenza stampa post partita di Bisoli dopo il pareggio con il Cagliari, che parla soprattutto dell'atteggiamento della sua squadra in questo campionato. Sentiamo. Guarda, io c'ho un gruppo di una voglia di sacrificarsi fantastico. Io auguro a tutti gli allenatori di avere un gruppo come c'ho io. Ho dei giocatori che quello che gli dici vogliono farlo, vogliono mettersi in mostra. Io sono arrivato che eravamo ultimi e ci davano già per spacciati. Quindi ho lavorato sulla testa, ho detto che c'erano dei valori, prima di tutto umani, c'erano dei valori straordinari, quindi non smetterò mai di ringraziare, perché io sono anche abbastanza pesante durante la settimana. E poi c'erano delle qualità tecniche e anche bravi nell'uno contro uno, perché ci sono dei giocatori che sono bravi. Quindi ho lavorato su questo, autostima, un pizzico di fortuna nelle prime partite che mi hanno dato due vittorie, perché non mi dimentichiamo che un pizzico di fortuna ci vuole. Poi abbiamo costruito la nostra identità, non dimentichiamoci che questa squadra qui ha fatto 12 risultati l'andata, 12 il ritorno, quindi non è un caso che facciamo due risultati. È vero che siccome l'allenatore non è uno molto sponsorizzato, non è bello da vedere, urla, sbraita, fa casino, però ai miei ragazzi va dato merito che in Serie B 12 risultati consecutivi, 12 risultati consecutivi il ritorno lo fanno poche squadre e la mia squadra l'ha fatta, quindi bravi. Antonello, è vero che abbiamo due risultati su tre a disposizione, anche con un pareggio il Bari riuscirebbe a mantenere la terza posizione, però chiaramente ci attende una partitaccia, sentendo poi anche le parole di Bisoli. Le squadre di Bisoli sono molto insidiose, devo dire che è vero quello che ha detto, si vede guardando le partite del Sudtirol, ma io mi permetto di fare un copia e incolla. I complimenti che lui ha fatto ai suoi giocatori, alla sua squadra, io li giro, lo ripeto per l'ennesima volta, ai calciatori del Bari, che quest'anno hanno trascinato una città, perché il Bari è una squadra che ha un grande gruppo, ha tanti ragazzi d'oro che possono anche magari sbagliare un tocco, un gol, una partita, ma che sono, il Bari ha veramente un gruppo di giocatori per i quali è impossibile non tifare. Quindi quello che ha detto Bisoli del Sudtirol è verissimo, ma noi a Bari abbiamo una squadra che da quel punto di vista non prende lezioni da nessuno. Sì, anche perché Bisoli parlava di continuità. Il Bari è stata una delle squadre più continue in questo campionato, con una serie di risultati utili
sempre importanti in questa stagione? Ma io, se fossi un allenatore, diciamo, che partecipo ai playoff su Tirol e Bari, non le vorrei incontrare. Guarderesti con tantissimo sospetto, sì. Sì, sì, sì. E c'è alla prima partita, sai, l'esordio ai playoff, c'è un po' di tensione in più. Sono due squadre in silos, certo, ai playoff ci saranno altre squadre di livello, penso al... Credo che ci arriverà il Pisa, lo stesso Parma potrebbe prima o poi trovare una quadratura del cerchio, il Palermo potrebbe esserci. Però sul Tirol e Bari hanno quella capacità di farti giocare male. Sono squadre difficili da battere. E allora facciamo così, andiamo nuovamente in pausa pubblicitaria. Nell'ultima parte anche l'intervista flash con il difensore del Bari, Antonio Mazzotta. Tra poco. Fiternautica, punto di riferimento da oltre 30 anni per tutti gli amanti del mare. Vendita imbarcazioni, gommoni, motori marini, sia nuovi che usati in pronta consegna. Joker Boat, Yamaha, Invictus, Capelli, Saver, Eolo. Fiternautica, il mare come stile di vita, è a Mola di Bari. www.fiternautica.com. Acmei è tecnologia da vivere ogni giorno. Partner ideale di impiantisti, imprese edili e studi di progettazione. Scegli Acmei per ricevere consulenza tecnica su prodotti elettrici e idrotermici. Acmei, soluzioni integrate per i tuoi impianti. Se sei alla Sigma, ti chiamano tutti per nome. Buongiorno Valeria, com'erano i pomodori ieri? Erano freschi e dolcissimi, grazie. Nei supermercati Sigma troverai solo prodotti garantiti e controllati, sempre offerti al prezzo giusto. Segui i supermercati Sigma Puglia su Facebook e Instagram. Nuove aperture a Bari, via Melo, Conversano, via Monopoli e via San Lorenzo. Cambia le tue vecchie finestre con i nuovi infissi Opnoplast. Le pagherai solo la metà, cedendoci il tuo credito ecobonus concesso dallo Stato. Ti aspettiamo da Officine Schela, a Bari, in via Vincenzo Aulisio 25. Dalla tradizione artigiana pugliese alle nostre tavole, i Buongustai, salumi di qualità. L'eccellenza del crudo guascone, stagionatura 18 mesi. Capocollo riserva, stagionatura 5 mesi. Salsicce come una volta. I Buongustai salumi, cercali nei migliori supermercati e salumerie, anche su Facebook e Instagram. Fashion Store e abbigliamento uomo, donna e bambino. Nuove collezioni outlet per cavalcare sempre la tendenza e anticipare le mode. Marchi all'avanguardia e prezzi super competitivi. FAC Fashion Store e a Bari, Polignano, Monopoli e Rosa Marina. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto, in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva, trasporti e logistica in mani sicure. È arrivata la Spring Back a City Moda. Fino al 1° maggio fai shopping in store, accumuli punti e ricevi fino al 20% in gift card sulla collezione primavera-estate 2023 uomo, donna e bambino. Seguici sulla nostra pagina Instagram City Moda Italia oppure su Facebook. Tutto in una rata con T-Roc R-Line. Può essere tuo a 349 euro al mese con un anno di furto incendio, zero scoperto e 3 anni di manutenzione inclusi. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari.
Ancora qualche minuto insieme con Jessica Ramos e Antonello Raimondi in collegamento Skype, ma siamo pronti anche con la nostra consueta intervista flash. Il nostro Michele Carofiglio ha intervistato il difensore del Bari, Antonio Mazzotta. Sentiamo. Antonio, su Tirol Bari, questa partita che tappa rappresenterà in vista di questo finale di campionato per voi? Sarà una partita molto importante, però pensiamo per adesso al Sud Tirol, che è una squadra molto tosta, dove in casa ha fatto un bel po' di punti, che sarà una partita molto complicata, però noi ci faremo trovare pronti, dai. Mi direi che non è il momento di fare calcoli, ed è giusto, però una vittoria quanto potrebbe essere pesante stavolta, anche solo poi per rafforzare la terza posizione al momento? Sarebbe una vittoria importante, ma come sarebbero da tutte le sfide che dobbiamo affrontare da qui alla fine, perché pure anche quella di domenica e di sabato con il Benevento è stata molto importante, però noi dobbiamo pensare di partita in partita e poi a fine anno tireremo le somme. No, sicuramente ci aspettiamo una gara tosta, perché loro fisicamente sono ben messi, quindi sicuramente sarà una bella battaglia, sarà una gara tosta, però come ti dicevo prima, noi siamo concentratissimi e andremo lì per cercare di fare il risultato. Un'ultima battuta sulle parole del DS Ciropolito a fine partita, ha parlato insomma di mugugni che infastidiscono i calciatori, elogiando invece anche poi la Curva Nord per il supporto anche nei momenti difficili che una squadra può vivere in una stessa partita. Tu che ne pensi? La curva, cioè, a noi c'è sempre spinto e c'è sempre dato tanta forza in casa. Per qualche mugugno sì, può dare fastidio, però alla fine noi dobbiamo pensare a giocare, a fare bene, intanto li dobbiamo portare a tutti dalla nostra parte. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa alle parole di Mazzotta? È tornato anche sui mugugni, proveremo poi a portarli dalla nostra parte, non sarà facile per quelli che sono... No, ma secondo me ci saranno sempre, hai ragione tu, ma non è essere dall'altra parte, secondo me, è solo una questione, diciamo, di impatto di diverso, che c'è gente che si fa prendere dalla frenesia di bocciare o di esaltare, quindi però tutto nasce, credo, dall'amore per la squadra. Quando un tifoso mugugni è perché magari vorrebbe vedere una squadra un po' migliore, non credo che siano da portare dall'altra parte, siano da... gli vanno tolti, diciamo, i dubbi e le paure collegate e alla stagione e al discorso del futuro della società. Ma torno a dire, sono cose di calcio, e anche in passato è capitato di assistere a magari anche alla curva che scioperava, che contestava anche durante la partita. Il top sarebbe farlo alla fine, però torno a dire, i tifosi, gente innamorata, e l'amore prevede anche a volte questi comportamenti che non sono ovviamente il top. Non sto difendendo chi mugugna, ma so per esperienza che questo succede, e non solo a me, per fortuna. Parlando della partita di lunedì, molti ci scrivono nei nostri social che vorrebbero una partita nella quale il modulo preveda tre punte o addirittura un esposito dal primo minuto. Che ne pensi? Brava Jessica, hai usato un ottimo congiuntivo che a volte chi è italiano non usa. Non sto scherzando, mia madre mi ha insegnato una ossessione per i congiuntivi, quindi preveda. Da spagnola vale doppio, sì. Allora, diretta televisiva, brava. Mi insegnano bene qui. Però Jessica, mi sono perso la domanda. No, c'è chi chiede nuovamente un ritorno di Esposito in campo. Beh, dobbiamo dire che in questo momento, Antonello, la coppia titolare, lo dimostra il campo, è quella Antenucci, che dire. Non si discute. Prima, quando parlavo, insomma, dei complimenti da fare al gruppo, ai ragazzi del Bari, lo spogliatoio pazzesco, ho dimenticato di aggiungere una persona per la quale stravedo, che è Michele Mignani. Siccome non lo ritengo un pazzo, se Esposito non gioca, evidentemente ancora uno, perché ha davanti un fior di attaccante come Mirko Antenucci, e due, perché evidentemente sta completando il suo processo di inserimento nei meccanismi tattici della squadra. Esposito ha grandissimo talento, però credo che ancora sia indietro sul piano della partecipazione al gioco, il fatto di capire che quando giochi non giochi per te stesso, ma giochi per una collettività di la squadra.
Intanto questa mattina una delegazione della SSC Bari formata da Antenucci, Caprile, Di Cesare, Maiello e Vicari ha fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia infantile del Policlinico di Bari. Per l'occasione i calciatori biancorossi hanno donato ai bambini ricoverati le uova di Pasqua del Bari. Vediamo il servizio di Michele Carofiglio. Uova di Pasqua, tanta felicità e tanti sorrisi. I doni ricevuti questa mattina dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia del Policlinico di Bari. A donarli una delegazione di calciatori della SSC Bari formata da Antenucci, Maiello, Caprile, Di Cesare e Vicari, che questa mattina ha sorpreso i bambini ricoverati nel reparto diretto dal dottor Nicola Santoro. Spazio dunque alla solidarietà prima dello scontro diretto in programma Pasquetta col Sud Tirol. Ma sì, per noi è solo un piacere, è il minimo che possiamo fare. Quando abbiamo del tempo veniamo solo a far due foto, a far qualche chiacchiera per fargli passare 10-15 minuti di spensieratezza. È importante per questi ragazzi che meno fortunati. Le parole del capitano, ed è così, regalare sì, sempre un sorriso ai piccoli bambini ricoverati. Noi siamo praticamente in chiusura. Jessica, chiaramente domani ci sarà l'appuntamento con A Tutto Campo. Esatto, domani A Tutto Campo con altre due persone che non vi svelerò chi sono, lo scoprirete domani. Sui social, però stiamo andando ad esclusione. Ad esclusione, sono nuovi. Sono nuovi arrivati, nuovi parte, acquisti. Sì, degli acquisti di gennaio. Antonello, come di consueto, lascio a te invece la chiusura di puntata. Sì, ho visto una parentesi, la bellissima puntata con si è riuscita Jessica a far sorridere spesso, non che non sorrida, ma insomma, a far essere un po' più al mister, che insomma è molto... Si è lasciato andare, è vero. E Cristian, che dire, insomma, ci si avvia questo finale di stagione, non bisogna pensare che ogni partita sia decisiva, quindi se va male credere che tutto sia perduto. Il Bari non deve porsi, secondo me, un obiettivo, cioè tipo il secondo posto, o dire che c'è speranza solo per il terzo. Il Bari deve giocare ogni partita cercando di tirar fuori il massimo. In questo momento i pareggi, man mano che si va avanti, diventano secondo me delle mezze sconfitte se tu vuoi puntare al massimo. Quindi il Bari ha le sue qualità, rispetterà sicuramente, conoscendo l'allenatore, tutti gli avversari, qualsiasi nome esso sia, e quindi il Bari si va a giocare le sue possibilità. Poi quello che accadrà, come ha detto Polito giustamente, sarà quello che il Bari avrà meritato. Io credo che comunque vada a finire, perché non immagino un Bari fuori dalle prime 4 o massimo 5, certo, o nemmeno, avrà fatto comunque secondo me un'ottima stagione. L'ultima chiosa, Cristian, voglio dedicarla a Mario Cardinale, certo, perché abbiamo un purista dello sport, del gioco del calcio. Mario era proprio innamorato del calcio nella sua accezione più profonda, dal calcio giovanile alla sua voglia di parlare di tattica, di giocatori. Io i suoi messaggi li conserverò per sempre, perché lui, quando mi ascoltava o mi leggeva, ci teneva sempre a confrontarsi, e per me è stato davvero un privilegio, perché Mario, oltre ad essere un uomo di calcio, era una persona per bene. Hai fatto bene a sottolinearlo, e lo ricorderemo sempre con grandissimo affetto, il nostro amico Mario Cardinale. Io saluto e ringrazio il giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Antonello Raimondo, per essere stato con noi questo pomeriggio. Ciao Antonello, grazie. Hola. Adios, adios, dice. Vabbè, ora va bene, gliela facciamo passare. Grazie ad Antonello Raimondo, grazie, ciao, anche a Jessica, grazie a Ramos, grazie anche a tutti voi per la cortese attenzione. A domani con un nuovo appuntamento con il Bianco e il Rosso TV Sport.